Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Pallavolea, anno terzo, sedicesima puntata e buonasera agli ospiti. Partiamo al femminile, senz'altro, per la presenza della splendida Diana Giometti. Buonasera Diana Giometti, naturalmente schiacciatrice dell'Altino, l'avete riconosciuta anche dalla casacca che ha, dalla tuta rosso-blu, colori che stanno buonasera, portando. Buonasera Sergio, molto buonasera bene, a te. Buonasera a te. Con te, in compagnia tua, ci sono due centrali, non uno, ce ne siamo accontentati di due per adesso e sono, per quanto riguarda la Sieco Service in Padre Ortona, Tommaso Fabi, e bentornato Tommaso, visto che sei stato assente. Grazie un bel mille. Po' quest'anno, assente Grazie giustificato, mille, sì. Però insomma hai recuperato, l'importante è che tu ci sia fino alla fine della stagione. Altro centrale, molto bravo, Marco Bragatto dell'Abba Pineto, buonasera Marco. Buonasera a tutti. E benvenuto anche a te, stai facendo veramente molto molto bene. Allora, come sempre, grazie. Cominciamo dal super spot e poi partiremo con i soliti titoli. Via. Il vero pregio di una residenza è il rispetto della terra che la ospita e di chi questa terra la vive. Perché ci sentiamo a casa solo quando la bellezza diventa equilibrio. Investiamo, perché soltanto insieme possiamo costruire relazioni profonde come il mare, come le nostre radici. Di cosa abbiamo bisogno, in fondo, per essere felici? Di orizzonti sempre nuovi, da chiamare casa. Bene, eccoci, allora partiamo con una dedica, un trio buono come il pane. Tanta qualità, grazia e simpatia. Facile pensare inevitabilmente a mamma Eleonora e alle bravissime figliuole Serena e Francesca, che saluto con molto affetto. E allora, titoli della trasmissione numero 16, via con la grafica perché ce ne sono parecchi. Cominciamo subito con Fa un bel 13 in schedina, una Sieco un po' in sordina. Faticaccia per l'Ortona, ma il successo è cosa buona. 3-0 con Napoli, però insomma faticato e sudato. Passiamo alla formazione del Pineto, perché ha giocato contro il Mirandola, infatti l'abbiamo incluso nel titolo. Am Mirandola ba, che mette grinta e rabbia. Un sestetto assai concreto, questo ottimo Pineto. Ha vinto con molta facilità, in tempi brevissimi, poco più di un'ora. Per quanto riguarda gli ospiti, e allora, dedicata a loro, Tommy e Marco, che centrali, Sieco e Abba con le ali. Complimenti a tutti e due, bravissimi. Ma l'Altino è pronto, eccoci qua per il titolo, anzi tre titoli. Alti in orbita, ancora uno splendido risultato, altra vittoria nettissima, in poco più di un'ora anche qui. Per quanto riguarda il resto ne vediamo altri due, rosso-blu senza difetti. Grandi applausi alla Giometti. Complimenti Diana. E chiudiamo perché abbiamo dedicato uno spazio anche a un'esordiente bravissima che ci ha sorpreso un po' tutti. Poi l'esordio e tanta manna per la festa di Giovanna. Giovanna è la figlia del presidente Papa, che ha esordito, l'ha fatto in maniera splendida sostituendo Giulia Picchi, che aveva qualche problema fisico. Adesso credo che sia tutto a posto, giusto Diana? Ha ripreso Giulia? Sì? Benissimo. E Giovanna, tra l'altro, ha fatto tutto questo nel giorno del suo compleanno, del suo 19° compleanno. Auguroni a lei e naturalmente complimenti anche a tutta la famiglia, perché logicamente quando parliamo di Papa pensiamo subito al presidente Aniello, che gongolava, potete immaginare quanto.
Allora noi ripartiamo, anzi facciamo prima così una carrellata, visto che avete vinto tutte e tre ospiti, neanche a farla apposta, 3-0, quindi una puntata fortunata questa. Partiamo proprio rapidamente da te Diana, solo un flash, poi naturalmente approfondiremo perché abbiamo diversi spazi per le interviste. Diana, un 3-0 troppo semplice, tra virgolette, e comunque vincere non è mai facile e oltretutto avete avuto un grande merito, l'ho detto anche al vostro allenatore che saluto, Emiliano Giandomenico, molto molto bravo, serio e professionista di qualità. E gli ho detto avete questo pregio voi di rimanere concentrate in qualsiasi momento della partita, anche quando siete in difficoltà, non mollate. Sei d'accordo con me? Sergio, diciamo che a questo punto del campionato non si può più parlare di partite facili, nel senso che la classifica è molto mobile, quindi tutte le squadre sono insidiose con tutte, quindi anche quelle che sono in posizioni diciamo più dietro di noi, bisogna fare molta attenzione. È stato un 3-0 semplice, ma appunto grazie alla nostra concentrazione e al fatto anche di essere molto coese come squadra siamo riuscite. Però a questo punto veramente del campionato sarà sempre più difficile anche con le squadre che si trovano appunto dietro. Di questo parleremo dopo, abbiamo più tempo e la stessa battuta la faccio con il pinetese Bragatto. Marco, anche voi avete conservato imperterrita la concentrazione perfetta cronometrica perché non potete assolutamente concedere nulla, particolarmente voi. No, è così, non possiamo concedere nessun punto e dobbiamo sempre rimanere sul pezzo e cercare di vincerle tutte appunto e cercare di riprenderci il primo posto come era per fine anno, ecco. Bene, assolutamente bravo anche per la tua sintesi efficace. Discorso diverso invece per l'Ortona. Tommaso, ci avete fatto soffrire da morire, questo 3-0 inganna perché avete vinto a 22, lo voglio ricordare in anticipo, a 24 e a 28 ed è tutto dire. Insomma, non è stata la migliore prestazione, dai. No, sono assolutamente d'accordo, c'è anche da dire che a questo punto del campionato non bisogna sottovalutare le squadre basandosi solo sulla classifica perché loro non credo che meritino appieno la loro posizione, hanno fatto un ottimo muro difesa. E poi Sergio, credo che c'è anche da dire che dopo 13 vittorie consecutive un po' capito un calo di pressione, sì, qualcosa vero. Quando si affronta l'ultima, anche se non bisogna averlo. Io sono molto soddisfatto perché come hai detto tu un 3-0 molto particolare perché poteva essere anche un 3-2. Quindi vero. Siamo felicissimi della partita, guarda, non ci lamentiamo assolutamente. Giusta dalla tua osservazione, ci può stare al 13° successo consecutivo, anche perché è stato bravo in Napoli, ma di questo parleremo dopo. Allora noi invertiamo, lo dico questo, la regia, la scaletta, nel senso che cominciamo dall'Ortona anche perché l'impegno più immediato ce l'ha il nostro Tommaso che poi ci lascerà strada facendo e poi passeremo al Pineto. Un po' di pazienza per la nostra Diana, avremo ampio spazio. Noi abbiamo anche un'intervista a Nunzio Lanci, la sentiremo fra un po', però prima ripartiamo dai risultati della sesta di ritorno del campionato di A3, girone blu, Bari-Catania 1-3. Ecco, forse dopo lo scivolone col Sorrento, Tommaso, non so se conviene, ci si aspettava magari un altro mezzo passo falso dal Catania che invece è stato bravo. Non posso nascondere che lo speravamo, dai. Lo speravate, sì, anche perché Bari è una squadra molto quadrata. Invece il Lecce che affronterete è andato a vincere, attenzione, a Modica 3-0, è un segnale un po' insidioso per questo incontro che vi aspetta. Vince anche il Casarano a Sorrento che aveva vinto addirittura a Catania per 3-0, quindi il Casarano va a espugnare Sorrento. Insomma un campionato strano questo del girone vostro. Aversa Sabaudia 3-0, 3-0 anche tra Tuscania e Marcianise e 3-0 naturalmente tra Siecortona e Napoli con i parziali che abbiamo già detto, 22-24-28, Palmi invece Roma 3-1. Bene, ci sono due partite da recuperare per il Napoli, vediamo la classifica, una a testa per Sabaudia e Casarano. Per quanto riguarda la classifica attuale, Catania vi vede sempre con un più uno rispetto a voi, 48 punti contro i 47 dell'Ortona, Tuscania 34, Palmi 32, Casarano Lecce, vedi il Lecce dove sta, si è arrampicato, 30 punti insieme con Bari e Aversa oltre che Casarano, a 25 Modica e Sorrento, 19 Roma, 18 Sabaudia, 16 Marcianise e 9 punti il Napoli. E
E allora facciamo una cosa, partiamo subito dall'intervista finale al tecnico Nunzio Lanci. Sentiamo quello che ha detto il vostro allenatore. Nunzio Lanci, l'avevi detto, bisogna stare attenti anche al fanalino di coda. Napoli l'ha ribadito, come all'andata vi ha messo veramente un po' in difficoltà in diversi tratti. Non era il miglior Ortona, però insomma l'importante era vincere. La caratteristica di questo campionato è che ogni partita è una storia a sé, quindi devi essere bravo ad affrontarla con la mentalità giusta, e noi in fin dei conti questa squadra non ha tanto da dimostrare, visto che penso che siano 15 vittorie consecutive, anche 3-2, ma sono sempre 15 vittorie consecutive. Non sono 13? Non lo so. Vabbè. Penso 13 o 14 forse, 14 consecutive in campionato, quindi conta, insomma, poco. Va dato merito ai ragazzi di non mollare mai, di crederci sempre. Oggi non era facile perché loro hanno affrontato la partita col piglio giusto. Va bene così, guardiamo alla prossima con l'entusiasmo dovuto ad una squadra che vuole giocarsi un obiettivo importante. Nunzio, due trasferte difficilissime, Lecce e Palmi, per poi tornare in casa contro un Sorrento che ha battuto il Catania a destinazione. È un campionato veramente complicato. Ma sì, non fa altro che dimostrarlo la partita di oggi, quindi bisogna, come ho detto prima, bisogna essere bravi a guardare di partita in partita, né guardare indietro né guardare avanti, ma pensare solo alla partita da affrontare e poi alla fine tireremo le somme. Un'ultima battuta, in una giornata dove l'Ortona non ha brillato come sa fare e come ha fatto in tante altre partite, mi è piaciuto molto però il carattere. Rimontare quel secondo set non era facile per nessuno, voi ce l'avete fatta. Se ce ne fosse, non era la prima volta. Se ce ne fosse ulteriore dimostrazione che questa squadra non molla, lo è stato il secondo set. Bravi ragazzi a crederci fino all'ultimo punto. E bravi tutti quanti a continuare a correre dietro a Catania che sembra non mollare mai. Una battuta di 10 secondi per Vindice se la merita proprio. Ma io sono convinto di una cosa, che chi lavora con umiltà e dedizione alla fine poi i risultati vengono fuori, e Gianmarco è uno di quelli, un ragazzo umile, molto intelligente, e oggi non ha fatto altro che dimostrare il suo valore. Bene, grazie a Roberto Scaricaciottoli per immagini, anche quelle che vedrete dopo e questa intervista. Tommaso, abbiamo visto che avete spinto verso i Dragoni, proprio Vindice, Gianmarco che è esordito, è uno scorcio di partita, tra l'altro anche delicato, un momento delicato, ha fatto il suo anche meglio del previsto, ci voleva per questo ragazzo che credo sia del 2002, non vorrei sbagliare. Sì, del 2002. Del 2002, siamo stati molto felici per lui. In diretta, dai, facciamoglielo adesso insieme. No, assolutamente, guarda, gliel'abbiamo fatti tutti insieme appena finita la partita, ma anche il giorno a seguire, perché sono quelle cose che fa piacere. È un bravo ragazzo, ci tiene un sacco, spinge molto. Trovare spazio, mi sento dire da noi, ma come in tutte le teste di serie, in entrambi i gironi, non è facile, perché le squadre sono ben composte per provare ambire qualcosa in più. Lui alla prima volta che è stato chiamato in casa, due punti sotto, è entrato e ha fatto credo quattro difese consecutive. Sì. La difesa è un fondamentale 80% di voglia e tenacia, aggressività, e io credo che non si possa dimostrare la voglia di farsi vedere in miglior modo di come lui abbia fatto. Quindi i miei complimenti gliel'ho fatti e li ribadisco assolutamente. Siamo tutti molto felici per lui. Che gli abbiate fatti i complimenti il giorno dopo era una scusa per farvi offrire un caffè. Quindi, esatto, quello no, l'ho messo per la verità. Esattamente. Era solo un pretesto. Allora, lui si è emozionato solo, credo, alla prima palla. C'è stato un ace proprio alle sue spalle, l'avvicino, però insomma ci può stare anche. Sì. Battevano anche bene, c'è Fariello, eccetera, e hanno fatto diversi ace. Quindi questo. No, gli hanno preso un bel ace sulla linea, da quel poverino, momento, infatti. Non è proprio a lui, sì. Però da quel momento in poi non ha sbagliato nulla, anzi ha raccolto 3-4 palloni, come tu, molto difficili, e gli avete fatto gli applausi, l'avete attorniato e contornato, e gli avete fatto parecchi complimenti. Il ragazzo si è incoraggiato, quindi potrà fare bene anche per le prossime, anche se Alberto Benedicenti sta crescendo sensibilmente di qualità rispetto all'inizio del campionato, l'avrà notato, sta anche stavolta con 62-31, niente male.
Certo, sono tutte e due molto giovani, quindi c'è da aspettarsi anche qualche incertezza, qualche improprietà, però si vede che sono due ragazzi seri che lavorano tanto. Allora Tommaso, ripartiamo da te. Tu hai sofferto più di tutti quest'anno perché sei stato molto sfortunato, quel problema all'indice, mi ricordo, giusto? Della mano. Sì, sinistra. Diciamo che ho avuto infortuni alle mani da centrale e me ne sono capitati abbastanza, però come questo non mi era mai successo. Facendo attacco dai blindi mi è stato praticamente sfondato totalmente l'indice, che ho rotto in tre punti diversi, una totalmente scomposta, quindi ho dovuto fare una operazione molto delicata che mi ha tenuto 2 mesi fuori. 2 mesi. Sei rientrato e ti sei fatto male altrove, però anche sì, se di breve durata. Niente di che, però sai che un po' la foga di rientrare, poi l'infortunio alla mano è un po' a livello psicologico è difficile da gestire, perché tu puoi far tutto il resto, quindi io ho mantenuto i pesi, ho fatto tutto tranne la parte di gioco, quindi la testa ti dice che stai bene, invece ti mancano i salti, che poi dopo ho pagato alla prima partita che sono rientrato. Quindi niente, bisogna armarsi di positività, dopotutto abbiamo la fortuna di vivere una stagione che la parte importante inizia adesso, perciò non voglio pensarci, voglio ritenermi fortunato di essere rientrato, averlo fatto bene, e sono molto fiero dei miei compagni, di tutto, guarda, solo voglio giocare e divertirmi. La verità è che ti sei messo d'accordo con Josy Orno, ho detto, insomma io sto ragazzo lo devo fare esordire in Serie A3, no? Ho giocato sempre in Serie B e ha dimostrato di essere assolutamente apprezzabile e di meritare questa categoria, bravo Josy. Però insomma, ma assolutamente, Josy l'ho ringraziato anche nella scorsa intervista, perché comunque sia è solo grazie a lui che mi ha permesso di recuperare nei giusti tempi, senza forzare, senza andare, capito? Perché lui ha retto il campo e l'ha fatto ad alti livelli, quindi devo anche ringraziarlo sinceramente. Sì, in questa partita tra l'altro quando è entrato ha fatto anche un bel punto, un bel muro vincente, quindi anche un punto per lui. Per quello che ti riguarda, sempre tornando a te, tu sei uno dei pochi tra virgolette sopravvissuti, che non è il titolo di un film, ma semplicemente perché c'è stata quasi una sorta di epurazione l'anno scorso, siete rimasti pochissimi della passata stagione e tu sei alla terza consecutiva, ricordo bene? Sì, esatto, a inizio anno abbiamo parlato. Ti ricordi la prima domanda che ti feci 2 anni fa? Tu sei marchigiano di origine, giusto? Sì. Ti ricordi la prima domanda che ti feci quando arriva? Esatto, uno che si chiama Tommaso non può non giocare Ortona. Poteva che arrivare Ortona. Sì, ci sta e sono molto contento di questo. Inizio anno abbiamo parlato con la società. Io dopo la passata stagione ho avuto 2 o 3 occasioni per continuare a giocare in A2, però non avrei mai lasciato la situazione qui dopo un anno del genere, perché da quando sono uscito dal settore giovanile mi è piaciuto molto girare, ho cambiato squadra ogni anno, ho sempre giocato in A2 e mi sono molto divertito. Qua per la prima volta ho trovato qualcosa in più, una società, capito? Un po' una famiglia, cioè ci tengo particolarmente. Quindi dopo l'annata dello scorso anno non me la sentivo assolutamente di mollare e andarmene. Mi sembrava un po' una vigliaccata, quindi dovevo rimanere e lottare fino alla fine con la società e con i giocatori per riportarla dove merita. Almeno io credo così. Una battuta ancora sul personale. Io ho la sensazione che tu abbia acquisito molta più fiducia in te stesso, quella che ti è mancata forse negli anni precedenti, e questo si configura in maniera esatta anche in un particolare, eccoti qua in primo piano, tutto festoso, eccetera, nel fatto che non sbagli più le battute, ne hai sbagliata una sola, se ricordo vado un po' a braccio, e sbagli sempre meno, è una mia impressione oppure è proprio così? No, devo darti ragione. È stata un po' una sofferenza per me, perché io ho combattuto un po' fra la battuta in salto, la battuta float. Diciamo che il salto di qualità, se posso chiamarlo così, sì, mentale, come dici tu, l'ho fatto quando ho iniziato a capire che non si può pensare sempre a quello che magari mi piacerebbe fare o che... Cioè bisogna più ragionare in ottica di squadra, e se ci sono delle persone che meritano la possibilità di sbagliare perché per la squadra è meglio, e bisogna fare chioccia, evitare l'errore, magari mordersi il gomito. Ho capito che non è solo una cosa brutta, ma tante volte, come dici tu, vedi, te ne sei accorto, quindi porta anche acqua al proprio mulino.
invece di tirare solite come prima, che magari ambivo più a fare un ace in più e poi magari esatto. portavo a casa due errori. Esatto. Invece adesso lo miro meno l'ace, cerco più di far giocare, cioè ho molta fiducia sulla mia squadra e sul nostro muro di difesa, quindi dico sbagliare è proprio un peccato da noi, almeno io la vedo così. Sì, tra l'altro l'unica che ha battuto sbagliato si è scusato anche un po' con la panchina, mi ricordo, con una gestualità molto evidente e molto chiara. Qua ti stiamo vedendo in una serie di azioni. Ecco, adesso è inquadrato proprio il gruppo dei Dragoni. Che ne pensi? Anzi, se c'è l'audio di fondo un po' più alto, perché io non riesco a percepirlo, perché loro sembrano 700, non quelli che sono. Loro sono incredibili. Guarda, Sergio, quest'anno ci stanno seguendo ovunque. Gliene va dato atto. Come sempre, perché, questo, eh? Come dici te, io sono 3 anni che sono qui, però purtroppo ho vissuto Ortona negli anni a pieno del Covid, quindi non, i Dragoni non sono riuscito mai a potermeli godere a pieno. Più che altro li ho visti da avversario, al loro massimo della forza. E vedere che stanno tornando sempre di più, che si fanno sentire come pochissime tifoserie in questa categoria, che ci seguono, è un uomo in più in campo, assolutamente. Non lo so se riusciamo a sentirli comunque dalla nostra postazione, no, comunque probabilmente sì, loro fedelissimi, però il problema rimane, che è quello di una presenza più numerosa al Palasport che noi ci aspettiamo da sempre. Non ci sono solo i Dragoni, ci dovrebbero essere tanti altri, non Dragoni, ma insomma tifosi dell'Ortona, perché Ortona c'è una tradizione che conosciamo molto bene, insomma il Palasport spesso e volentieri è stato riempito, quindi qualche cosa non funziona, speriamo che non dipenda dalla categoria, ma insomma parla anche tu, vorresti vedere un po'. Allora, io credo che come è giusto che sia, le tifoserie negli anni vengono un po' viziate, quindi una tifoseria abituata a certi palcoscenici che possa fare un po' di fatica a fidarsi e a rinnamorarsi, lo posso capire. Tutto questo credo che stia a noi e alla società, riportati al palazzetto, credo che lo stiamo facendo, ma non parlo di vittorie, non parlo per le vittorie, intendo per il modo di giocare, per quanto magari tante volte sbagliamo, ci complichiamo la vita, però siamo, come ha detto Nunzio, una squadra che non molla, che ci prova fino alla fine, quindi è un po' quello che i Dragoni, come dici tu, vogliono vedere. Perciò io credo, sono pienamente d'accordo con te, ma devo dire che sto vedendo sempre un passino in più, sempre un po' più di persone. Mi auguro che arriveremo alla fine, che l'abbiamo riempito, se ci riusciamo. Certo, ci proveremo. Abbiamo parlato ci di proveremo. Battute, complessivamente ne avete sbagliate 12 contro 15 dei partenopei, che hanno fatto meglio a muro, 10 contro 8 vostri. Due ace vostri, tre loro, in difesa meglio loro 67-40, quindi a testimonianza di una bella partita degli azzurri, contro 57-32, la differenza l'ha fatta l'attacco, voi 38, loro 34, ma 38 e 34 sono cifre, scusami se te lo dico, al femminile, di solito la squadra che vince ha una percentuale decisamente più alta, dai 40 in su. Bene l'esordio, il polacco Frankowski, 13 punti, è un giocatore secondo me molto bravo, che ha sbagliato anche tanto, anche lui, però ha delle potenzialità e si vedono, e poi è un trascinatore. Cefariello 11 punti, squadra molto vivace, molto vispa quella napoletana, si è visto in mezzo al campo, anzi un rosso è costato tantissimo alla squadra ospite, proprio sul 23-24, di cui parleremo fra un attimo. Per quello che ti riguarda, a parte la battuta, molto bene con gli attacchi, Tommaso si è andato con 56%, con 5 su 9 e 2 muri punto oltre a quelli difesa, quindi complimenti, hai giocato sicuramente bene. Non è stata la migliore prestazione di Bertoli, gli abbiamo fatto tanti complimenti a Matteo, ha brillato altrove, in effetti questa volta non solo per i 7 punti ma anche 3 battute sbagliate oltre un ace, 56-32 ricezione, ma 32% in attacco non è una cifra che gli appartiene. Sono compreso in tutto questo anche 2 pipe. Di Benedicente e Iorno abbiamo detto, per Buffon anche lui non è stata la migliore giornata, 9 punti, 30% in attacco e un muro punto. Arienti 33% in attacco, anche l'altro centrale sa fare meglio, 2 muri punto e 4 punti complessivi, 2 punti Ferrato con un muro vincente e un ace. Mentre per quanto riguarda Marshall, il solito Marshall, 19 punti, 57-43 ricezione, 3 pipe computato io, 50%
pari a 17 punti su 34 tentativi e 2 muri punto. Ecco, torniamo a Marshall, lui è uno che parte male, non è partito bene Marshall, ha sbagliato 3-4 volte fuori tirato, il che ha fatto notizia, l'ho detto anche in telecronaca. Dopodiché ha detto, e lui continuava a dirvi tranquilli, tranquilli, vero? In mezzo al campo vi diceva sì, così? Sì, sono sì, la verità. Che ci penso io, non l'ha detto, ma lo ha fatto capire. E infatti ci ha pensato lui, perché nei momenti chiave poi ha risolto, ha sbrogliato parecchie matasse. Giusto? Allora, in merito, ti rispondo a 360 gradi, in merito alle statistiche sono d'accordo con te, non sono sicuramente le classiche statistiche di un 3-0, assolutamente, però questo dimostra proprio quello che dicevo, che Napoli ha un'ottima fase muro difesa, quindi è quello che ci ha mandato in crisi, hanno difeso tutto, ci hanno toccato tanto, noi non ce l'aspettavamo e quindi siamo andati un po' giù e le statistiche lo raccontano. Per quanto riguarda Leo, lui credo che anche giustamente dettato dalle sue esperienze ha un modo di vivere la partita molto diverso da un po' tutti noi o giocatori di queste categorie. Lui è proprio tranquillo, si sta divertendo, quindi come quando una persona gioca. All'inizio lui sa che per vincere la partita ci vogliono 3 set, quindi tutto quello che succede all'inizio non può precluderti psicologicamente per dopo, quindi lui mantiene sempre la calma. Poi quando il momento è caldo, l'abbiamo visto poche volte, se non mai, deluderci sinceramente. Esatto, hai fatto un'analisi perfetta su Leo, che è uno straordinario campione anche per questo motivo, perché quando sa che occorre la sua mano da ex Superlega eccetera nel momento opportuno, la tira fuori e cambia completamente la partita. Partita rapidamente che va visionata su queste immagini, il primo set l'avete vinto a 22, però insomma non c'è stata sofferenza, tranne un po' l'inizio fino al 7 pari, dopo avete staccato il biglietto per conquistarlo. Nella seconda frazione invece è successo di tutto, perché voi siete stati abili, tra virgolette, ironicamente, a farvi dare un bel distacco, caro Tommaso, eccoti qua ancora in azione, sul 3-9, addirittura 6-14, -8, ho detto vabbè, è finita questa frazione, se la giudicano i partenopei, l'ho detto anche in telecronaca, perché poi tra l'altro si è ripetuto il tutto con 10-18, 15-21 avete rosicchiato qualcosa, fino al 19-24, anche lì è difficile vincere, ribaltare dopo una tale rincorsa, e voi non siete stati bravi, siete stati bravissimi, perché non vi siete scomposti, avete mantenuto calma, concentrazione, e si è capito che quel crescendo significava io sono capace di rimontare. Tanto è stato, da 19 a 24 avete vinto 26-24 con un parziale di 7-0, rosso compreso, perché c'è stato un rosso, abbiamo detto, credo al capitano Loro. Assolutamente, è stato un set che non credo mi sia mai successo di recuperare, un set di 24-19, esatto, con un parziale di 7-0. Loro hanno condotto alla stragrande, ma credo, mi sento di dire, soprattutto a livello emotivo. Hanno fatto un casino, un attimo sembrava casa loro, proprio questa cosa. Noi non siamo, anche questo bisogna dirlo, non siamo molto abituati, siamo più una squadra che gioca la nostra partita, non è che ci mettiamo a prenderci con gli altri, chiacchiere, insulti o cose del genere. Non che loro ci abbiano insultato, ci mancherebbe, però no, tu hai visto la partita, è stata tutta un po' una cosa un po' particolare. E diciamo che nel caos loro ne vengono bene fuori, noi non siamo a nostro agio e si è visto. Eravate spaesati, sì. Esatto, si è visto. Poi che è successo? Che da un lato ci siamo ricordati che era casa nostra, dall'altro aiutandoci anche tutto il palazzetto, perché c'è stato un clima unico quel set. Poi piano per volta ci siamo gasati, il rosso ovviamente è stato cioè dare un rosso in quella situazione, capisco, certo, che 24 pari, 24 pari. Esatto, 24-23 per loro, hanno preso rosso, però ci stava, perché anche questo mi sento di dirlo in tutta la partita, che facevano un casino allucinante, quindi va bene, è andata così, dai, è stata un'emozione, è andata benissimo. Allora, prima di pubblicità e poi ti lascio andare, c'è la grafica che ci dice, ecco una tua schiacciata, punto. Abbiamo beccato proprio un punto a volo di Tommaso Fabi. Vediamoci in grafica il prossimo turno, che dice che voi andrete domenica 12 febbraio alle ore 18 su un campo del Lecce, l'Aurispa Lecce, che è l'unica squadra che ha battuto, che vi ha battuti a Ortona. Voi avete perso solo due partite, ma questa, una delle due sconfitte, un 2-3
che pesa ancora. Sì, sì. Quindi come la mettiamo, caro Tommaso? Assolutamente, sappiamo già da qualche settimana che andremo a fare una guerra a Lecce, ma non è solo quella di Lecce, adesso dopo Lecce c'è Palmi, d'ora in poi da qui alla fine saranno tutte guerre, Sergio, poche perce rimaste a Lecce, Palmi, Catania, Tuscania. Quindi ci siamo detti, come ha detto esattamente le parole che ha detto il Manunzio, senza guardare in faccia a nessuno rispetto all'avversario, viviamo settimana per settimana e proviamo a dare il nostro massimo, tanto io credo che noi dobbiamo pensare al nostro gioco. Se riusciamo a esprimere il nostro gioco, poi devono essere gli altri più bravi di noi da batterci. Ma pensiamo per noi, secondo me il 50% l'abbiamo fatto. È una squadra tra l'altro in netto crescendo, lasciamo stare parentesi a parte napoletana. Sta vincendo, giocando molto bene. State migliorando sensibilmente, anche se, abbiamo detto tutti, anche il collega Luciano Ippoliti, eccetera, un puntello ci vuole, un ulteriore pezzo, diciamo, di una certa qualità se vogliamo arrivare fino in fondo a un certo livello. Però di questo si sta occupando la società, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Grazie a Tommaso Fabi, ti lascio andare, pubblicità e subito dopo ripartiremo da Marco Bragato. Grazie a te, Sergio. Grazie a te Tommaso e complimenti. Vai, vai. Eccoci qua, tornati in diretta. Allora, Marco, prima di parlare della partita contro il Mirandola, vorrei rivedere il quadro di Coppa Italia. Anticipiamo un attimo i tempi, perché li voglio rivedere con te, perché c'è una ufficializzazione per quanto riguarda la sede. L'avevamo detto già l'altra settimana, probabilmente a Macerata, e adesso è ufficiale. A Macerata si disputerà questa Final Four di Coppa Italia l'11 e il 12 marzo, naturalmente l'11 sarà la semifinale che vedrà in campo le quattro squadre che vedete sulla vostra grafica: Catania contro Abba Pineto, partita difficilissima, Macerata invece contro il Tuscania, col favore naturalmente del pubblico perché giocherà appunto in casa, uno splendido palazzetto. Voi avrete il Catania, tutt'altro che facile, Marco, hai sentito, la capolista dell'altro girone. Sì, 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 sì. Sarà una battaglia, ma come sarebbe stata con anche le altre due squadre, quindi sì, Macerata sicuramente sta crescendo sensibilmente. Macerata sta crescendo sensibilmente, l'abbiamo anche notato purtroppo noi in casa loro qualche partita fa e niente, adesso prepareremo al meglio la partita e vedremo un po' come andrà. Vi dico subito, io lo so perché me lo ha confidato tante volte, il presidente Abbondanza tiene molto a questa Coppa Italia. Ci sono... Vabbè, certo, c'è niente. Sì, ci tengono un po' tutti, è chiaro. Però ci sono dei presidenti che mirano ancora di più a questo trofeo, altri invece, vabbè, lasciamo perdere, possiamo andare avanti, pensiamo al campionato e basta. Quindi vi raccomando, fateci fare bella figura a Macerata, vi seguiremo fino in fondo. Allora, ripartiamo a proposito dei risultati e di grafiche dalla sesta di ritorno del vostro girone, che è quello bianco. Ecco, a proposito del Macerata, colpaccio sul campo del Savigliano, terza forza, 3-0, e questa lo dice lunga sullo stato di forma della squadra marchigiana. Garlasco, Montecchio Maggiore 3-1, San Giustino, San Donà di Piave 3-1, 3-1 anche Delfano che continua a vincere, non si è fermato più praticamente, tranne che col Pineto. Fano che vince 3-1 sul campo del Brugherio, Bologna vince 3-2 a Belluno, l'Abba Pineto batte comodamente Mirandola in poco più di un'ora per 3-0, 17-19-21 i parziali, Monselice Parma 1-3, Fano 49 punti primo in classifica con un più 3 rispetto a voi dell'Abba Pineto che avete 46 punti, Savigliano 41, aveva vinto il recupero qualche tempo fa e quindi 41, però potrebbe averne 44, meglio così, questa sconfitta col Macerata vi tiene più tranquilli per la seconda piazza. Macerata sale a quota 38, Belluno 30, Parma e San Giustino 29, Garlasco e Bologna 28, San Donà di Piave 20, Montecchio 19, Brugherio 17, Mirandola 14, Monselice 11 punti. Qui non ci sono gare in più e in meno, avete giocato tutti lo stesso numero di partite. Allora, ripartiamo da questa gara contro il Mirandola, perché le insidie vengono sempre, spesso sono venute spesso dal basso, tra virgolette, per voi.
che state crescendo e maturando anche in questa direzione. Non vi siete fatti sfuggire nulla negli ultimi due confronti, perché avevate avuto l'ultima, il Monselice, l'altra settimana, e adesso la penultima, però non vi siete scomposti, così si fa. Marco. Sì, anche come diceva Tommaso anche prima, ogni partita è importante e può essere rischiosa, lo vediamo anche da Monselice in casa loro la scorsa settimana, quando abbiamo rischiato nel secondo set di perderlo, poi dopo siamo stati bravi a recuperarlo e a portare a casa la vittoria. E stessa cosa anche qui a Mirandola. E siamo stati bravi, abbiamo a parte magari due scivoloni, però cioè comunque che siamo rimasti lì punto a punto nella prima parte del set, e poi dopo grazie comunque alla battuta, alla fase d'attacco, dopo siamo riusciti a metterli sotto e a concludere anche questa partita nello stesso modo. E poi c'è un'analogia con la partita dell'Altino, come dicevamo in apertura. Bisogna sempre dare continuità. Voglio sentire se sei d'accordo con me, Diana, perché la stessa domanda la voglio fare a Marco. Dare continuità di concentrazione, prima l'abbiamo solo accennato, però è un fattore estremamente importante, perché nella pallavolo si sa, basta distrarsi un attimo e la partita ti punisce, ti penalizza. Diana. Sì, d'accordo. Certo, diciamo che appunto a questo punto del campionato è facilissimo inciampare con qualunque squadra, anche con quelle che sono sotto di te, proprio perché il valore di queste squadre non rispecchia assolutamente la classifica, quindi dare continuità, rimanere concentrati su ogni partita diventa veramente di vitale importanza a questo punto. Mi è piaciuto molto questo verbo che hai usato, inciampare, perché proprio così si può inciampare con le squadre più umili che magari vengono e ti mettono in difficoltà, come è successo, come abbiamo parlato fino a 5 minuti fa con il nostro Tommaso Fabi, all'Ortona contro l'ultima in classifica, il Napoli, che sembra spacciato già, ma insomma ha tirato fuori un partitone contro la vice capolista. Quindi quello che stai dicendo è assolutamente vero, ma anche la stessa formazione che avete affrontato voi, Diana, quella dell'Academy Modena, ha avuto anche dei momenti in cui diciamo sembrava potervi preoccupare, poi la squadra è scesa anche perché è una squadra molto giovane, però insomma del filo da torcere ve l'ha dato in determinati scorci di gara. Sì, diciamo che è stata poi la nostra prima partita del campionato e anche lì siamo andate in casa loro, abbiamo perso un set, quindi era comunque una squadra temibile. Poi nel corso della stagione è una squadra che è cresciuta molto, si è visto anche perché ha vinto contro la stessa Imola, è su in classifica, quindi veramente non bisogna assolutamente sottovalutare nessuna squadra. Vale anche per voi, torniamo un attimo a Marco, contro il Mirandola avete fatto lo stesso ragionamento in campo, Marco, nessuna propensione al rilassamento, è stato utile ragionare così? Forse se l'aveste fatto anche in altre partite, non dico in casa dove avete vinto praticamente sempre, avete perso solo un set, chissà come sarebbe andata a finire. Ma questo è un capitolo sì. Di cui... Vai, no, non vogliamo parlare più. No, sì, quello è meglio archiviarlo, pensare archiviarlo. Alle prossime partite, anche perché purtroppo quelle passate poco si può fare e... Bisogna pensare a quelle che vengono e cercare di esprimere il gioco che stiamo esprimendo nell'ultima parte di campionato, che secondo me è un buon gioco e sicuramente possiamo dare filo da torcere a tutte le squadre. Tra l'altro voi titolari, caro Marco, date la possibilità, come è successo contro il Mirandola, al tecnico Masello di far giocare anche le seconde linee, no? Che vengono poco utilizzate per ovvie ragioni, e così è successo proprio contro il Mirandola, con piacere tra l'altro. Non c'era... Ah beh, certo, fa sempre piacere vederli, a parte che comunque la nostra squadra è praticamente composta da tutti i giocatori che possono benissimo entrare in campo e giocare senza problemi, però sì, ovvio, fa sempre piacere vederli in campo e fare punto. Non ha giocato Baldari? Sì, ma il coach ha fatto questa scelta. Sì, non dico per scelta. Forse un po' per...
per dare più spazio. Ok, non avevo sentito. Sì, che nell'ultima partita non aveva giocato e ha voluto magari dare un po' più di spazio a lui. Sì, Pietro è stato ospite qui l'altra settimana, un ragazzo che secondo me ha tantissime potenzialità, del resto tu lo conosci meglio di me perché siete stati compagni anche al San Donà e non soltanto voi due, ne siete quattro, i magnifici quattro ci faranno anche un film prima o poi. E allora, perché c'è anche Basso, c'è anche Mignano, giusto? Ho saltato qualcosa? Sì, Mignano, l'ultimo arrivato in casa nostra. Che tra l'altro ha fatto anche un punto. Questo va sottolineato, era un attacco, se ricordo bene, deviato dal muro. Sì, un attacco di seconda. Esatto, e quindi Mignano anche porta un punto, però secondo me ne potrà fare anche altri con Ace, perché lui batte molto bene. Sì, lui ha una grandissima battuta, veramente, veramente potente, anche come palleggiatore l'anno scorso mi ero trovato molto bene e sono stato davvero felice quando ho avuto la notizia che sarebbe venuto qua. Avete fatto una colonia vera e propria. E a proposito dei tuoi colleghi ex San Donà, Basso ha messo dentro 9 punti, che è l'altro centrale, contro i 6 tuoi. Bene, 60% in attacco il nostro Basso, con 6 su 10 e più 3 muri punto. 3 muri punto anche per te però, sui 6 complessivi, e anche tu 60%, molte analogie, perché hai avuto meno palloni, 5, meno attacchi e 3 volte hanno prodotto frutti. Quindi niente male, una bella prestazione di tutti e due centrali. Non ha giocato il capitano Calonico, però c'è da sottolineare il momento d'oro di Sebastiano Milan, che da quando è tornato in campo sta facendo veramente molto bene, dopo la sua assenza sia pure molto breve, sta facendo veramente molto molto bene con una certa continuità. Milan 14 punti con 2 esse, 59% in attacco per 10 su 17 e 2 muri punto. Ecco, avere a fianco un giocatore come Milan, che naturalmente ha esperienza di altre categorie, cosa rappresenta per voi? Se per l'Ortona c'è Marshall, voi avete Milan come referente? Oltre naturalmente al palleggiatore che ha delle mani pazzesche. Sì, sicuramente Milan dà sempre una grande tranquillità, cerca di rassenerare un po' tutti, se magari il momento della partita non sta andando, e ha sempre un consiglio, una parola, quindi è sicuramente un bel punto di riferimento. Io ho citato poco fa le mani di velluto, le mani dorate veramente di Paris, un giocatore straordinario, 2 punti per lui peraltro con un ace. Ecco, affiancarlo, che cosa ti dà, visto che il centrale, l'ho detto tante volte e lo chiedo anche a te, è un po' sacrificato nel ruolo, no? Che è quello che consuma più chilometri, si muove a destra e a sinistra, non sta mai fermo lì davanti e con poche soddisfazioni, perché al centro ti deve arrivare la palla proprio, non dico perfetta, ma quasi, perché il palleggiatore possa servirti. Con Paris? Soprattutto... Sì, vai. No, soprattutto magari poi anche in squadre come la nostra, dove abbiamo due grandi terminali d'attacco come Milan e lo stesso Link. Certo. E anche le altre, sicuramente si va a ricevere meno palloni, però comunque è sempre una grande sicurezza. Come ti trovi con lui a livello di alzata? Cioè, cosa prediligi? Ti ho visto un paio di alzate quasi da terra di Matteo, ma lo sappiamo quanto sia bravo. Cose che sembrano impossibili, ma lui le fa. Gli vengono sicuramente grazie alla sua esperienza e alla grande tecnica che ha, e poi tutte le grandi stagioni che ha... che ha fatto durante tutti gli anni. E io tendenzialmente gioco più una palla vicino al palleggiatore, diciamo quella un po' più lontana ancora, e non faccio magari un po' più fatica, ecco. Perché ci sono più rischi, ti senti più sicuro quando sei molto vicino al palleggiatore?
Sì, la prediligo un po' di più, riesco a vedere un po' meglio il campo e appunto la preferisco, ecco. Bene, tu devi dire ai ricettori e particolarmente anche a Giuliani, che tra l'altro è stato bravo, 50 tentatenza, ma può fare anche meglio Ludovico, di dare la palla il più possibile precisa al palleggiatore, così ti alza di più, giusto? Mettiti d'accordo. Non è neanche facile, comunque tutte le squadre battono abbastanza bene, quindi non è sempre facile tenere la palla vicino in modo tale da mettere a proprio agio il palleggiatore. Senti, a proposito di Link che hai citato, vi ricordo 14 punti per lui con 2 ace, 48% in attacco, pari a 11 su 23 e anche un muro punto. Un punto a proposito l'ha fatto anche Fioretti e questo ci fa immensamente piacere, con una splendida schiacciata che ha chiuso un set, se ricordo bene. Sì, Quindi, ha chiuso il secondo set. quando vengono impiegati giocatori locali, giocatori che magari hanno poche opportunità, credo che sia un piacere collettivo di tutta la squadra, che è soddisfatta e contenta di una partecipazione globale di tutti i suoi amici e collaboratori di una squadra che in questo caso specifico è chiaro che deve mirare al massimo, quindi ha un suo sestetto base inevitabilmente, però poi è giusto dare spazio anche agli altri. Avversari discreti, a tratti insomma un pochino hanno preoccupato, ma non più di tanto. Con uno dei Guelfi più bravo, 15 punti complessivi. Voi avete sbagliato 14 battute, insomma si può ridurre questo numero, questa cifra va ridotta anzi. Con 6 ace niente male, un attacco 51% bene, 10 muri vincenti e questo ha fatto la differenza perché loro soltanto uno. Quindi questo la dice lunga sulla differenza anche di valori. Però a me è piaciuta la vostra continuità, caro Marco, che è quella che vi deve caratterizzare fino in fondo. Sì, dobbiamo cercare di mantenere sempre questa concentrazione, di non calare mai, come magari purtroppo è successo in alcuni frangenti di alcune partite, e poi in alcune siamo stati bravi a recuperare e rimanere sul pezzo, altre magari invece l'abbiamo pagata. Però, come dicevo all'inizio, se riusciamo a mantenere la concentrazione, il gioco che stiamo esprimendo cioè in questi mesi, secondo me ci potremo togliere grandi soddisfazioni. Tornando al ruolo di centrale, ancora un paio di domande e poi ti lascio andare. Il centrale è veramente un ruolo scomodo, tra virgolette. Soddisfazioni poche, anche se poi sono belle le conclusioni, sono spettacolari quelle dei primi tempi, soprattutto quando l'azione è molto rapida, molto veloce, che non riesce l'avversario a saltare a muro. Però tu che stai al contrario, non attaccando ma murando, rischi anche di beccarti dei mugugni se le cose non vanno nel migliore dei modi. Devi murare al centro, a destra, a sinistra e bisogna fermare l'opposto e poi salti pure sulla pipe. Insomma, un massacro anche fisico e poche soddisfazioni. Sei un po', eh? Infatti, quando tu vedi Sì. 15-16 punti di un centrale, è un fatto eccezionale. Sì, fare tanti punti al centro magari è un pochino più difficile, Certo. bisogna aggiungere un po' magari di attacchi o magari che la partita si allunghi un pochino, però comunque mi piace sempre molto la fase di muro, la lettura, è un fondamentale che mi piace parecchio. Poi anche l'attacco, però diciamo che il muro mi sta venendo fuori soprattutto nell'ultimo anno che ho fatto l'anno scorso a San Donà, sono migliorato tanto e quest'anno speriamo di esprimere la stessa continuità. Ecco. Marco, diciamoci la verità, è molto appagante il muro, cioè se riesci a fare un gran muro, magari un avversario di qualità, di spessore, ecco il Marshall che dicevamo prima, tanto per citare un campione che ha fatto tanta strada e tanta carriera, e credo che riempia di soddisfazione e faccia gonfiare il petto, come si dice in questi casi. E forse è ancora più appagante rispetto a una palla veloce, una palla di primo tempo.
Come la pensi? Sì, sicuramente il muro è il fondamentale che può gasare di più il pubblico, ma soprattutto anche la squadra, non solo il singolo che lo, è vero, che lo va a compiere. Hai ragione, carica anche la squadra. E certo. Soprattutto quando c'è un muro tetto, magari comunque un muro che fa un bel rumore, diciamo, e quindi va a gasare un po' tutti. Marco, due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. Come ti trovi nella città di Pineto? Una domanda rivolta anche a qualche tuo compagno che viene proprio dal profondo nord. Come città e come ambiente, come società? E in secondo luogo, che cosa pensi di un pubblico che a Pineto è sempre presente? Ah, partiamo dal pubblico. Diciamo che io l'anno scorso non eravamo abituati assolutamente né a tutto questo gran numero di persone al palazzetto, così sempre presenti, soprattutto è un tifo del genere, soprattutto contro Fano si è visto che abbiamo riempito il palazzetto, si è riempito e veramente si sentivano su ogni palla e su ogni battuta, è stato veramente, veramente bello. E a Pineto mi trovo davvero bene, è una città comunque tranquilla, e anche con la società, veramente una gran società, organizzatissima, non ti fa mai mancare nulla, quindi non ho nulla da dire, ecco, comunque per essere... sono veramente organizzatissimi, come praticamente una società di categoria superiore, certo. Chiudiamo con la grafica del prossimo turno e ti lascio andare perché abbiamo parlato del Veneto e al Veneto dovete arrivare domenica prossima, 12 febbraio, a Belluno, partita insidiosa. Belluno è tra le formazioni migliori, anzi forse sta rendendo meno rispetto al suo potenziale. Partita difficile, sì, alle ore 18, però a voi le partite difficili e complicate spesso e volentieri piacciono e giocate ancora meglio. Speriamo. Beh, dovete riportare assolutamente i 3 punti e non perdere ulteriore terreno rispetto a un Fano che ha un calendario forse un po' più agevole rispetto al vostro. Che ne pensi? Sì, il Fano, a parte contro di noi, purtroppo non ha ancora perso una partita, e adesso vedremo nella prossima parte delle ultime partite comunque che rimangono, e noi come ho detto prima non ci possiamo più permettere appunto di ciampare su un'altra partita e cercare sempre di portare a casa i 3 punti, ecco. Hai mutuato quel verbo inciampare dalla nostra Giometti, dalla nostra Diana, che poco fa ha usato proprio questo verbo. Allora, ti ringrazio Marco Bragatto, in bocca al lupo, vi raccomando, a Pineto, non a Pineto, anche a Pineto, ma prima a Belluno e poi di nuovo a Pineto, che si giocherà col Bologna, e vi dico già in anticipo che ci sarà, giocando sulla stessa parola, un anticipo, sabato 18 febbraio alle 20:30 contro il Bologna, se ricordo bene. Tornerete a giocare in casa, quindi non domenica 19, ma sabato 18. Ma questa è un'anticipazione di cui parleremo settimana prossima. Grazie al centrale dell'ABB Pineto, Marco Bragatto. E adesso passiamo alla Serie B maschile rapidissimamente. Con questi risultati sono ripresi i campionati in Serie B. Ciao a tutti. Ciao Marco. 14ª giornata, cioè prima di ritorno, Castellana Grotte, San Giovanni Manigliano 1-3, Potentino Castelferretti 3-0, Modugno Civitanova Marche 3-0, Macerata Osimo 3-2, Molfetta Lube Civitanova 3-1, Turi ancora 3-0. Altro successo del Montori di Norman Colella, che dovremmo avere qui a brevissimo, batte 3-1 il Loreto, 25-22, 18-25, 25-21, 25-16. La classifica vede al comando il Molfetta con 42 punti su 42 disponibili, complimenti alla squadra pugliese. Poi c'è il Turi, altra squadra pugliese, con 34 punti, Potentino e Osimo 30, Macerata 25, Castelferretti 23, Ancona 22, Montorio 21, Modugno 15, Loreto 13, e poi c'è la parte calda da cui Montorio si è allontanata sensibilmente, e sono le ultime con San Giovanni Marignano, Lube Civitanova 12 punti, Civitanova Marche 8 punti, Castellana Grotte 7. Adesso su qualche immagine alcuni dati del successo del Montorio su Loreto per 3-1. Montorio, pensate un po', vediamo un po' qualche immagine, la bellezza di 17 muri punto,
veramente qualcosa di straordinario. Complimenti Norman Colella e compagnia. 5 ace e poi ricezione 74-60, sono tre dati che fanno capire che differenza c'è anche con i marchigiani, che hanno avuto in Torreggiani Forconi migliori. Torreggiani 16 punti, Forconi 20. Per quanto riguarda Montorio, 11 punti di Careca con 3 muri punto. Porcinari, il capitano, 15 punti, bravissimo ancora una volta, non ha sbagliato una battuta su 23 esecuzioni, pensate un po' voi. Benissimo anche ricezione Livio, 71-58, benissimo anche in attacco, 54% con 14 su 26, benissimo anche a muro, a cui ha dato il suo contributo con un muro punto. Marco Tullio 3 punti, Caridi 13 punti con 2 ace e 6 muri vincenti, pazzesco, 6 muri vincenti, pazzesco anche qui, per Tidona anche con 2 ace e 14 punti complessivi, 2 punti per Anselmi, di Terlizzi 14 con 81-58 da registrare, ricezione, un muro punto, bene anche Giovanni Provisiero, il libero, con 63-58, con i nostri complimenti. Vediamo il prossimo turno rapidissimamente. Sabato 11 febbraio il Montorio tornerà in trasferta dopo aver fruito di 4 turni consecutivi in casa, con la partita tutt'altro che facile sul campo dell'Osimo alle 17.30, ripeto, sabato 11 febbraio. Adesso passiamo alla B1 femminile che ti riguarda, Diana, anche qui prima di ritorno, 14ª giornata complessiva. Bologna capolista va a vincere 3-0 sul campo tutt'altro che semplice del Castelbellino, anche se la classifica dice altro, 3-0 dunque. Forlì Campagnolo Emilia 3-1, Cesena San Damaso Modena 3-1, Corridonia Ravenna 2-3, Altino Tenaglia batte Academy Modena Volley 3-0, a 15-15-11 parziali, Trevi Imola 0-3, questa è una partita molto delicata. Riposato Loiesi, che sarà la prossima squadra che affronterete al Pala Silvestrina fra 2 settimane, il 18 di febbraio. Iese è una gara in meno, naturalmente, perché ha già riposato. Vediamo la classifica con il Bologna che conduce, ecco la classifica è in arrivo, conduce con 34 punti, Altino 31, 3 lunghezze di distanza, ma vi ricordo sempre che il Bologna dovrà scendere ad Altino, una delle, forse l'ultima, giusto Diana? L'ultima di campionato? O una delle, no, in realtà a metà classifica, l'ultima è con Imola. Ah, l'ultima con Imola, vabbè, comunque siamo oltre la metà del percorso, dovrà venire ad Altino. 31 punti Altino, 25 Ravenna, Imola 24, Forlì e Trevi 22, Corridonia 21, Iesi qui 18, Campagnola Emilia e Cesena 16, Castelbellino 10, Academy Modena 8, San Damaso Modena 5 punti. Bene, e allora adesso vediamoci delle immagini, anche qui ringrazio Roberto Scaricaciottoli per riprese e poi vedremo anche le interviste molto lunghe e dispendiose, perché ne abbiamo fatte ben 3, era giusto così. Allora, abbiamo un paio di minuti prima della pubblicità, commentiamo un po' questa partita in generale, ripetiamo un po' quello che abbiamo detto. Diana, ecco si sente in sottofondo i vostri festeggiamenti. La prima domanda che ti faccio è questa, al di là della qualità dell'avversario, c'è tanta unità e compattezza in questo gruppo, è un'arma vincente, è così? Sì, sì, assolutamente, quando in realtà poi... Lo diciamo a tutte le interviste che la forza della nostra squadra è proprio la forza, non è solo un modo di dire, ma è la verità. Sappiamo che, diciamo, dove una non arriva in qualche partita ci sono altre 12 persone dietro. Questa è una cosa bellissima, anche perché io non credo che le squadre che vincono sono sempre le più forti. Quando manca quell'unione e quella coesione, poi c'è differenza, e questa cosa noi invece ce l'abbiamo, è anche molto forte, ed è stata la partita anche di Giovanna veramente una dimostrazione, una grande sorpresa. Tu sei una giramondo, perché intanto possiamo dire sei nata in Bielorussia da parte di madre, è così? Me lo confermi? Sì, sì. Sei nata il giorno di Ferragosto, quindi è tutto dire, bello in ferie, il sole, è sempre festa. L'età se la vuoi dire tu, se no io mi fermo qui. Comunque sei 1,80 come centimetri. Sei una giramondo perché, ecco qua il bel gruppo coeso anche nell'immagine in primo piano, come Roberto ha ripreso. Giramondo perché ricordo che hai giocato anche in Serie A2, sei cresciuta col Volleyro Casal dei Pazzi, poi sei stata in A2 tra Trentino e Olbia, hai vinto anche qualcosa?
col Trentino forse, una coppa? Abbiamo vinto sì la Coppa Italia e poi il campionato. È stato un campionato strano perché è stato l'anno del Covid, quindi non abbiamo finito il campionato, ma siamo saliti poi di diritto. Però tu eri stata anche ad Ostia, a Rimini, io qualcosa me la sono appuntata perché Verona, Empoli, Pisogne pure, dove c'era Valentina Civardi, giusto? Se ricordo bene? Sì, sì, abbiamo già giocato insieme lì, sì. Avete già giocato insieme e si vede una coppia affiatata anche se siete agli opposti come posizioni in mezzo al campo. E poi vieni invece da Palmi, addirittura un salto al profondo sud in Calabria nella stagione scorsa, 21-22. In tutto questo movimento curioso e strano, perché hai toccato tante città, tra l'altro distanti l'una dall'altra, che cosa ti sembra stare ad Altino, un piccolissimo centro, tu che sei abituata magari ad altre realtà? Oddio, in realtà ho giocato anche in altri paesini piccoli, però sì, Altino, diciamo che all'inizio è un paesino, appunto, non c'è molto da fare, anche se in realtà siamo la maggior parte del nostro tempo in palestra, però è una posizione in realtà un po' strategica, perché ci troviamo un quarto d'ora dal mare, a un'oretta dalla montagna, e quindi in realtà nel tempo libero, quando possiamo, ci divertiamo, ecco, a girare. Sì, anche questo è vero, però insomma poi l'importante è stare bene in società e soprattutto con le tue compagne e con l'allenatore, con cui vi trovate non bene ma benissimo, suppongo, con questo nuovo allenatore. Sì, diciamo che ci siamo incastrati perfettamente con Emiliano, e penso che si è visto in tutte le partite, da quando c'è lui abbiamo avuto solo una piccola sconfitta, tra virgolette, e quindi si vede questa chimica che c'è fra noi. Bello anche l'uso di questo termine, chimica, che ci sta proprio ad hoc. Io ti risparmio un po' la serie di osservazioni relegate alle cifre dei tre set, dei parziali, perché insomma avete dominato ampiamente, non ci sono state pause particolari, forse l'inizio del terzo set, ma proprio l'inizio fino al tre pari, poi insomma non c'è stata assolutamente storia. L'esordio di Giovanna in un flash, che ne pensi? Perché è difficile sostituire Giulia. Sì, è stata veramente una grande sorpresa, anche perché la situazione di Giulia è stata un evento un po' inaspettato, è successo tutta la mattina, e devo dire che Giovanna è stata veramente molto brava, non è stato facile secondo me entrare nel ruolo comunque che ha lei di regista della squadra, è una partita che al di là della classifica ecco, era delicata. E lei è veramente stata fantastica, secondo me è entrata a sangue freddo, ha battuto benissimo, ha alzato benissimo, penso che siamo stati tutti veramente fieri di lei. Allora la sentiremo fra un attimo, perché sono le interviste, prima c'è lo stacco pubblicitario, chiedo alla regia di attaccare il servizio che abbiamo in modo tale da poi dare continuità subito dopo la pubblicità, via. Giovanna Papa, un ciao. Compleanno così non lo dimenticherai mai. È vero, oggi doppio regalo, diciamo così. Regalone. Sì. Complimenti, perché sei capitata nella giornata giusta, al momento giusto, e soprattutto con una grandissima voglia di far bene, nonostante l'errore di partenza alla prima battuta, ma hai sbagliato solo quella, perché poi l'hai messa in difficoltà proprio con la battuta ace compreso. Sì, diciamo che l'emozione si è fatta sentire. L'emozione era tanta, ma Emiliano ci ha sempre spronate. Tutti abbiamo voglia di giocare e si vede quando tifiamo da fuori, si vede quando entriamo e diamo il massimo, si vede tra noi che ci aiutiamo. Sì. Giovanna, è un merito particolare, a parte qualche alzata come l'ultima molto alta alla Giometti eccetera, ma sei molto brava anche a gestire il bagger, e non è una cosa semplice, perché col bagger si difende ma si deve anche costruire l'azione. Certo, è quello su cui ho lavorato tanto, la precisione, la prontezza di reagire sulle palle difficili, sì. Adesso un saluto inevitabile a mamma e papà, sì. E anche a tua sorella Alessia. Ciao mamma, papà e mia sorella e a tutti.
Aniello Papa, sei più felice per questo ennesimo risultato, tra l'altro dirompente perché a senso unico in poco più di un'ora, o per il compleanno di una figlia che ti ha dato una grandissima soddisfazione, non solo per gli anni 19 compiuti, ma soprattutto per la prestazione eccellente, ma lo dico non per amicizia ma perché è vero. No, sono contento innanzitutto per il risultato, perché non era facile come sempre. Siamo stati bravi, la squadra ha giocato bene, abbiamo avuto una defaianza dell'ultimo minuto con la palleggiatrice e sono contento perché Giovanni ha giocato bene, come del resto tutta la squadra. Questo vuol dire unità di gruppo, unità di squadra e vuol dire che ci alleniamo e cresciamo sempre di più. Come dici sempre tu, di partita in partita, però oggi la squadra ha dato un grande segnale semplicemente perché al di là della classifica, l'Academy Modena, squadra giovane eccetera, però sapeva difendere abbastanza bene, invece la squadra tua è rimasta concentrata dal primo all'ultimo punto. Questo è un grosso segno per me, significa che siamo maturi, siamo una squadra che quando incontra queste squadre purtroppo deve fare il suo gioco e deve macinare, e oggi questo abbiamo fatto, abbiamo dato segno di maturità e abbiamo approcciato la partita come si approccia nel modo giusto contro squadre che diciamo sono scontate, ma non è niente per scontato, quindi bravo a loro, bravo al mister, al suo staff, a tutti quanti, perché stanno a fare un grosso lavoro. Il piccolo Leonardo, mi dispiace, ma è molto più bello di te. Sicuro, sicuro, giusto così, insomma. Emiliano Giandomenico, ancora tanti complimenti, davvero. La cosa che mi piace di questa squadra che ha travolto l'Academy Modena, che è una squadretta che comunque si difende bene, è una classifica forse esageratamente bugiarda, però voi avete la capacità anche sul 2-0, di solito ci si rilassa, io vedo che non solo in questa ma anche in altre partite la squadra resta concentrata fino all'ultimo punto. Sì, è e quello non che... è poco. No, è vero, una caratteristica nostra, ci stiamo lavorando continuamente su questo aspetto, le ragazze sono brave anche nel richiamarsi anche da sole a volte a questo tipo di atteggiamento che sicuramente paga molto. E sì, Modena è una squadra che è vero che non è di quella posizione, perché comunque ha vinto addirittura Imola, ha fatto delle belle prestazioni, è una squadra giovane che ha sicuramente grande prospettiva, quindi per noi poi è stata una settimana molto dura, particolare, con delle problematiche, e comunque il fatto di aver offerto una prestazione di questo tipo contro una squadra così per me è molto significativo. Mancava Picchi, ma abbiamo fatto tutti gli applausi del mondo oltre agli auguri alla bravissima Giovanna Papa, che ha giocato veramente molto molto bene. Sì. Forse al di sopra delle aspettative, perché sai, insomma, non è mai facile esordire in un campionato in cui c'è una Picchi titolare e tutto il resto. Quindi... È vero, è stata veramente eccezionale. È una ragazza che è migliorata molto come tutte le altre, ma lei in particolar modo è una ragazza di una grande umiltà, che lavora giorno per giorno sempre con il massimo impegno, sì, è vero. E alla fine vieni ripagato. Tipo, la questo. Conosco più di te da parecchi anni, quindi conosco molto bene. Quindi è il giusto premio, ma non mi ha sorpreso più di tanto, sinceramente. Beh, perché tu la vedi lavorare. Sì, perché lei veramente per noi è molto importante anche in allenamento, perché il livello del gioco è alto, quindi sono davvero contento per lei. E le ho fatto anche i complimenti perché sa alzare molto bene in bagger, il che non è facile. Cambiamo discorso in un secondo, in un flash, la prestazione collettiva mi è piaciuta molto, anche in difesa la squadra è rimasta sempre sul pezzo, poi non parliamo dei muri perché al di là del muro difesa ci sono stati dei muri punto fantastici, sì, delle solite Alessia e compagnia cantante. Brave tutte le bocche da fuoco, la capitana Orazio eccetera. Un saluto particolare a chi sta in studio, alla Giometti, che è stata impeccabile stasera. Credo che abbia sbagliato solo un paio di battute, ma il resto l'ha fatto veramente molto molto bene. Sì, veramente la prestazione della squadra è stata eccellente, e proprio nell'andamento della partita non c'è stato mai un momento di flessione vero, anche se abbiamo commesso qualche errore, ma sta insomma. Diana sicuramente ha fatto una gran bella prestazione. È cresciuta tanto anche lei, soprattutto in difesa, ricezione, dove sta mettendo tanto del suo impegno perché sa che deve perfezionarsi molto lì, però
vedo che insomma, ha fatto dei progressi importanti, è un giocatore molto più sicuro e questa sicurezza in seconda linea poi la rende ancora più determinata in attacco, anche in battuta oggi ha battuto benissimo, ordinata a muro, insomma veramente sì, una prestazione di livello. Bene, il piccolo Leonardo cercava di strappare il microfono al papà, vorrà fare giornalista, ma meglio di no. Cambiamo discorso, allora, soddisfatta anche del giudizio del tecnico nei tuoi riguardi? Diana? Sì, assolutamente, ha perfettamente ragione Emiliano, nel senso che come giocatore, avendo anche cambiato ruolo all'incirca 5 anni fa, è stato difficile poi recuperare tutto quel bagaglio tecnico dietro, tipico poi degli schiacciatori, quindi la difesa e la ricezione. E lavorandoci tanto quest'anno sto vedendo tanti miglioramenti e come ha detto lui questo mi fa essere anche molto più sicura sia nei riguardi della squadra ma anche poi quando vado davanti e gioco davanti. Quindi no, sono assolutamente d'accordo. Squadra che ha giocato molto bene, sempre queste immagini che ti riguardano più da vicino, pensate 47% in attacco, qua al contrario di quello che ho detto poco fa all'Ortona, c'è un po' una percentuale al maschile, complimenti, questo la dice lunga sulla qualità e soprattutto sulla continuità di rendimento perché poi la percentuale si alza proprio in questa direzione. 3 esse e 8 muri vincenti che sono tanti considerando il fatto che avete giocato poco più di un'ora e avete avuto anche dei parziali nettissimi. Silvia Antonacci 3 punti con un ace, Giovanna ha fatto anche un punto con un ace, la Montechiarini 11 punti, bravissima, 70% in attacco, 7 su 10 con 4 fast vincenti e anche 4 muri punto, uno stratosferico. A proposito, hai avuto un recupero bellissimo Diana, mi è rimasto impresso sul 10 a 6 nel secondo set, non so se te lo ricordi, un tocco di seconda, ti sei tuffata, hai recuperato una palla impossibile. Ti ricordi questo scatto che sì, hai avuto? Sì, guarda, me lo ricordo solo per un fatto in particolare, perché proprio Emiliano a noi posti 6 in realtà in difesa ci dice di stare molto lunghi e noi invece con Valentina, anche con forse le altre bande un po' meno, a stare molto avanti, quindi in realtà in quella situazione mi ha aiutato, per quello comunque me lo ricordo. Sì, in genere insomma non rientra nelle caratteristiche di determinati ruoli, perciò mi è rimasto impresso e l'ho voluto segnalare, peccato non avere quell'immagine, però sei stata molto brava. Tra l'altro hai fatto anche una splendida pipe punto, quando eravate sì, al campo. Sì, anche quella me la ricordo. Al campo 2. Sì, il tecnico non ha fatto in tempo a riprenderti, peccato davvero perché eri molto vicino a noi, molto poco distante. Laurazzi è un'altra splendida partita col 50% in attacco, 12 su 24, un muro punto e 13 punti complessivi, un 56%, brava anche Michela Conti, il libero, la Civardi 11 punti con un ace 47% in attacco, 8 su 17, 2 muri punto e concludiamo con te con una percentuale 38%, non so quello che mi hanno dato come scout, anche se ho la sensazione sia qualcosa di più, un muro punto, 12 punti complessivi, compresa la pipe di cui sopra. Ora su queste immagini io ti voglio fare una domanda che riguarda il Bologna. Mirate al primo posto oppure considerando che sono le prime 3, intanto si vede il sindaco Vincenzo Muratelli riconoscibile dalla mascherina che portiamo solo in 2, io e lui e basta. Vabbè. Comunque ti chiedevo, puntate al primo posto oppure a preservare questa seconda piazza che mi sembra la classifica indichi come molto consolidata da un po' di tempo a questa parte? Volete battere la capolista anche al ritorno dopo il 3-0 in Emilia? Direi proprio di sì in realtà, visto che direi proprio di sì. Visto che ormai siamo in ballo, balliamo. Certo, comunque certo. No, diciamo che abbiamo anche visto, ormai conosciamo tutte le squadre, tra cui anche Bologna. E sinceramente non. Ovviamente temiamo tutte, ma non ci fa paura nessuna, quindi l'obiettivo adesso è quella sicuramente di fare una bella prestazione con Bologna, che è una partita diretta, ma soprattutto essere attenta alle altre partite, che potrebbero essere quelle appunto un po' più dove si potrebbe inciampare. Però certo, ovviamente miriamo al primo posto, se poi non dovesse essere, comunque terremo il secondo nostro posto. Allora, 2 o 3 curiosità, però te le voglio fare, dopo facciamo una cosa in regia, apriamo una parentesi sui risultati della B2 femminile, per ritornare poi da te,
perché purtroppo le nostre due abruzzesi rimaste, non c'hanno Chieti, non c'è più ormai da tempo, hanno perso entrambe, anche se contro la prima e la seconda in classifica, ed è tutto dire. Castellaneta, anche qui prima di ritorno, Castellaneta Bisceglie 3-2, Isernia Cutrofiano 3-1, il Teramo che ha cambiato allenatore, adesso c'è Luca Nanni che ha sostituito Marcella Corzo, ha perso 3-0 sul campo del Francavilla Fontana, 21, 22 e 23 i parziali. Con la Morone del Francavilla Fontana 17 punti per le pugliesi, peccato per il terzo set 23-20 a 23 pari, poi perso 25-23, comunque una buona prestazione delle teramane che hanno avuto con l'Allestini 14 punti, 12 di Paolo, 9 Ragnoli, 5 di Carlo, 3 Mazzagatti, non era disponibile Sara Cipriani. Gli altri risultati per quanto riguarda il Gata Pescara Project, ha perso 3-0 a Fasano, a 13, 16 e 19 i parziali, con l'esordio anche qui di un allenatore, era stato esonerato, liberato Scioli, al suo posto Pino Bosica che era in panchina, la Orlando 4 punti, 1 punto a testa per le due palleggiatrici Incanta e Nubile, 6 punti a testa per Patriarca e Dell'Orso, 10 a testa per Pasquini e Olleia ex Altino. La Soleti per il Fasano è stata la migliore con 12 punti. Gli altri risultati, pallavolo Cerignola Bari 3-0, Cerignola, l'altra squadra di Cerignola ha perso 2-3 in casa col Trani, ha riposato lo Star Bisceglie, la classifica vede al comando il Francavilla Fontana con 39, Fasano 37, ma il Fasano ha una partita in meno insieme con Star Bisceglie, Castellaneta e Cerignola, Isernia 29, pallavolo Cerignola 28, Star Bisceglie 26, Teramo 24 punti, Bisceglie e Castellaneta 23, Bari 15, Cutrofiano e Trani 12, zona retrocessione purtroppo, Gata Pescara Project che ha 7 punti insieme con Cerignola, Nocciano Chieti non c'è più da tempo e resta a quota 0. Riprendiamo con te, vediamo il prossimo turno adesso del tuo campionato, perché sarete attesi dal Campagnola Emilia. Vi ricorda qualcosa questa squadra? Vediamo un po' all'andata. Sì, giocherete sì, intanto ce la ricordiamo abbastanza bene. Alle 18, per essere precisi, come vedete alla grafica. Te la ricordi abbastanza bene perché? Perché purtroppo diciamo è stata la nostra prima sconfitta, pur l'unica, essendo la seconda partita. L'unica in casa, giusto? L'unica in casa, sì. È una squadra che temiamo, anche perché è una squadra ben assortita in realtà, poi ci sarà il fattore della trasferta, quindi dobbiamo rimanere veramente molto focalizzati questa settimana, cercare di studiare molto bene la squadra, come in realtà facciamo sempre. È una parte molto importante in realtà la tattica poi nel nostro video generale. E niente, dobbiamo andare lì e cercare di dare ovviamente il massimo. Quanta fiducia avete nel conquistare un'altra promozione? Tu non c'eri, ma a Francavilla tutto questo avvenne un paio di stagioni fa, una giornata indimenticabile con 70 gradi all'ombra, tra l'altro c'è un caldo pazzesco, però poi il caldo bollente anche della partita ha travolto un po' tutti. Quindi voi puntate a ritornare in Serie 2, tra l'altro tu vuoi tornarci in maniera particolare visto che da lì provieni. Sì, ovviamente è una speranza ben accesa in tutti, guardando poi l'andamento del campionato, vedendo i nostri miglioramenti, vedendo che effettivamente è una cosa molto fattibile, ci speriamo tutti. Però come detto è un campionato difficile, le ultime partite, poi i playoff si giocheranno a giugno, l'ultima mi sembra sia il 3 o il 4 giugno, quindi sarà veramente una guerra, però sì, ci speriamo assolutamente. E noi a proposito di speranze ci auguriamo di cuore di vedere un Pala Silvestrina come vecchi tempi, tu non te lo puoi ricordare, ma io sì, anche perché ho ancora le orecchie chiuse e otturate dal caos infernale del pubblico altinese che vorremmo vedere riempire completamente il Pala Silvestrina. Ho ancora due curiosità personali che voglio soddisfare, però adesso apriamo un'altra parentesi. Parliamo della Serie C, ma proprio rapidissimamente, in modo che queste due domande un po' diverse le voglio lasciare in coda. In C maschile, Termoli per la 12ª giornata, Termoli Gada 3-1, c'è cioè Tessa Montesilvano Adriatica 3-1, Sie Cortona Lanciano 1-3, Cordigia di Paglieta 0-3, Polisportiva Montesilvano Arte Volley 0-3, l'Arte Volley conduce con 34 punti, Gada Pescara 3, 26 punti. Paglieta 25, Termoli 24, la Badriatica 19, Sie Cortona 17, vediamo la classifica della Serie C maschile.
Cetas Montesilvano 14, Lanciano 12, Polisportiva Montesilvano 6, Cordigeri 0, una gara in meno per Cetas Montesilvano. Lanciano si sta giocando mentre noi andiamo in onda. Per la C femminile, 16ª giornata, Cus L'Aquila Pratola 3-1, Campobasso Torricella Sicura 3-2, Rabona Paganica 3-0, Gata Pescara Project Orione L'Aquila 1-3, Cetas Montesilvano Francavilla 3-0, Lanciano Giuliano 1-3, Teramo San Buceto 1-3. Di questa gara abbiamo anche un servizio. Cetas Montesilvano conduce con 48 punti sui 48 disponibili, complimenti come sempre, a punteggio pieno. Rabona segue con 40, Giulianova e Cus L'Aquila 36 punti, San Buceto Campobasso 30, Torrione 28, Gata Pescara Project 23, Pratola 16, Francavilla 14, Teramo 13, Torricella Sicura 10, Paganica 8, Lanciano 4, una gara in meno per Giulianova e Campobasso. Per il servizio che segue ringrazio anche per la telecronaca e per le interviste Ettore Esposito, ottima analisi, bravissimo collega, tra virgolette, veramente bravo, e anche ex giocatore come il mitico Aldo Madonna, che sentirete nell'intervista, che saluto. Così come saluto Ettore per la parte tecnica, ringrazio naturalmente Carlo e Fabio Di Blasio. Via col servizio. Quali sono state le sue impressioni? Soprattutto mi sento di dover dire che è stata una squadra ottimamente allenata, soprattutto in difesa. Ho visto una squadra che non molla mai, che difende tutto e che riceve bene. A mio modo di vedere è da lì che si parte nella pallavolo moderna. Beh, sì, la sua analisi diciamo è corretta. Noi alleniamo molto il ritmo in difesa cercando di migliorare anche la tecnica, perché se poi chiedi il ritmo, la tecnica delle volte non di quello proprio ideale. Ritmo sulla difesa, poi per cercare appunto di arrivare anche in prima linea con un ritmo giusto per mettere in difficoltà l'avversario in attacco. Sì, suppongo rimanga un po' di amaro in bocca in queste partite, anche se effettivamente il Teramo ha giocato contro una signora squadra che ha difeso l'impossibile e ha giocato al centro anche grazie a una ricezione perfetta. Hai detto bene come analisi, hai detto giusto. Il punto è che a noi non pesa solo la classifica, pesa un ultimo periodo che oggettivamente per qualunque squadra, sia esperta e sia di quasi under 18, va a pesare sia sulle gambe che sul cervello, perché abbiamo infortuni inanellati nell'ultimo mese, perdere due martelli su tre, perdere una palleggiatrice e recuperarla solamente all'inizio di gennaio, perdere comunque per un periodo di malattia anche un centrale, quindi trovarsi ad allenare anche l'allenamento con dei pezzi mancanti, è dura anche da reggere per ragazze che non hanno una esperienza tale anche di testa, di esperienza di campo sulle gambe, perché ricordiamoci sempre che abbiamo in campo delle diciottenni, diciassettenni e a parte un paio di ragazze, e questo. Una delle glorie del volley abruzzese, abbiamo giocato anche e ci siamo scontrati in numerose partite, quindi è bello ritrovarsi da l'allenatore e io da semplice commentatore. Aldo, dici qualcosa su questa partita, come l'hai vissuta, sempre con il tuo temperamento sanguigno e aggressivo che ti ha sempre contraddetto. Distinto. Beh, è stata una partita che i primi due set le nostre ragazze hanno interpretato in maniera abbastanza con attenzione, poi sono un po' distratte, il terzo set infatti siamo partiti un po' in bambola e il risultato finale è la sconfitta. Il Teramo invece devo dire che ha giocato una buona partita, si vede che c'hanno delle ragazze ancora in fase di recupero, di rientro, però continuando così ci sono delle possibilità che possa venirne fuori, sono convinto insomma, ecco. Nell'ambito delle attività previste dai nuovi processi selettivi FIPAV per il beach volley si è svolto il primo raduno del CQR Beach Abruzzo. E a proposito di beach volley, la domanda è questa, te l'aspettavi? Pratichi anche beach volley a un certo livello o no? Diana? Sì, in realtà praticavo, nel senso che ho iniziato da piccola facendo prima il CQR e poi continuando con le varie, ovviamente con Lazio. Continuando poi con le varie tappe del campionato italiano, negli ultimi anni è rimasta sempre una passione che vorrei riprendere, è venuta un po' meno anche a causa dell'università, però è uno sport che veramente mi piace tanto, il beach. Non ti piace solo il beach, perché è un'altra grande passione partecipare a certi concorsi importanti dal punto di vista estetico, mettiamola così, vero? Oddio, non, in realtà non posso definirla una passione, è stato più una prova, una curiosità che ho avuto, e, però ecco, è stata una parentesi chiusa lì, aperta e chiusa lì.
chiusa bene perché hai ottenuto anche dei risultati come Miss, giusto? Sì, ho partecipato a Miss Mondo, un concorso tipo Miss Italia, dove però la vincitrice poi va anche a gareggiare appunto in ambito internazionale, era quello più il movente che mi ha spinto a partecipare. E quell'anno ho ricevuto la fascia sia di Miss Lazio che poi a livello nazionale di Miss Sport. Quello era un concorso Miss Mondo, il tuo mondo attuale è tutto rosso-blu, per chiudere. Certo. Bene, A come Altino dico sempre io, quindi questa A non è casualmente messa lì. La è il vostro grande Infatti, progetto. Infatti, non ci avevo pensato, però è un bello spunto questo. E poi anche il tuo nome contiene due A, D-A-N-A, quindi ce ne sono due A, due. Bene, è proprio tutto. Grazie a Diana Giometti, ti ringrazio di cuore, ci rivedremo sul campo di battaglia. E in bocca al lupo per Altino e saluto tutta la squadra naturalmente con molto affetto. Speriamo che ci sia questa soddisfazione perché l'Abruzzo ne ha veramente bisogno. Karim Finotti, Claudio Di Giacomo e Maurizio Degui per la parte tecnica, li ringrazio di cuore per questo appuntamento di Pallavolè. Ci risentiremo naturalmente come sempre il martedì alle ore 21 sul canale 13 di TV6. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.